sia. Poi, ponendo il caso che ci sia, dopo dobbiamo valutare la risposta del suo problema dopo una partita, e quindi può darsi anche che debba saltare quella successiva per poi avere. Questo non lo possiamo dire adesso, ma è chiaro che per un certo periodo il problema deve essere gestito. Romeo, chiudiamo. Conoscendo questa volta il 3-5-2 del Frosinone, quanto saranno importanti diciamo, gli scontri uno contro uno a centrocampo? Cioè sapere che si giocherà Ora, io non so, sono quasi emozionato a sapere come gioca la squadra avversaria, perché è la prima volta, perché credo, non credo che cambi, ha fatto il risultato sempre, quindi per me è un'emozione forte, perché tutte le volte arrivavo qui non sapevo mai né che modulo, né chi giocava, né che cosa. Quindi è una partita dove c'è qualità, loro hanno qualità, perché hanno un metodista di assoluta qualità, hanno una punta come Dionisi che in B è assoluta qualità, hanno gli esterni che sono di qualità, hanno i centrocampisti di Rodin che sono di qualità, cioè è una squadra assolutamente competitiva, lascia stare che gioca contro di noi in generale. È evidente che loro hanno un modo di stare in campo, noi abbiamo un modo che proviamo a vedere se siamo bravi a frenare loro e mettere in imbarazzo loro. Questo è il gioco del calcio, è questo poi. Quindi, però, ripeto, vedi come sono sereno? Cioè, ci ho messo 2 ore, abbiamo preparato la partita, se no poi magari pigliamo 4 gol, però voglio dire, altre volte era se giocano così dobbiamo fare così, se giocano così dobbiamo fare così. Contro il Livorno abbiamo dovuto fare un video prima di entrare perché abbiamo scoperto all'ultimo minuto che giocavano con una punta sola e cioè abbiamo dovuto rifare tutto dentro gli spogliatoi. Credo che questo non sia il caso della cosa, perché le squadre forti è come se tu incontri tutto tra virgolette, incontri l'Inter, sai che gioca così, poi ha la qualità dei suoi e fa le cose che sa fare. Ripeto, è una partita che personalmente mi stimola anche molto, perché è bello andare a fare queste partite qua, no? Andiamo, sai che sono difficili, ma sai che se tu fai la partita giusta ti puoi togliere delle soddisfazioni, ma soprattutto alla fine di quella partita dobbiamo avere qualche risposta, questo sì. Posto Grazie. le partite saranno, se queste sono importanti, quelle incominceranno a diventare, tra virgolette, molto più importanti. Ma sino alla sosta può succedere tutto in positivo o negativo, quindi vale per noi, vale per qualsiasi altro. Sosta sono, se non mi sbaglio, 5 partite o 4, 5, qualcosa del genere, 4, no? Che c'è Perugia in Tella dopo Venezia, quindi 4.